Raga, proseguiamo con Vampyr, andiamo avanti con le quest principali. E che cavolo stavamo facendo? Cioè, iniziamo con le quest principali, poi magari ci spostiamo un po' più sulle quest secondarie. Il perché l'ho spiegato appunto nella partita precedente, perché il tempo va avanti e rischiamo di, insomma, per farla breve, di perdere le quest, qualora il quartiere dovesse diventare instabile. Allora, praticamente c'è la nostra amica vampira che viene ricattata e ci ha chiesto di chiedere informazioni. L'avevamo visto un paio di partite fa. Ora proviamo a parlare con la signora e lei dovrebbe darci qualche informazione al What riguardo. is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Stia zitta, ho delle domande. Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave! Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Le piacciono i pettegolezzi? E lei è il ricattatore? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Non era il ricattatore. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all Sono of tutte them. They can't mignotte. keep their legs shut. I've seen them Non scratching riescono a tenere chiuse le sores. gambe. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ma questa trova l'infermiera Pippa The Hawkins. patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ma vabbè, Pippa Hawkins si divertiva con un uomo durante l'orario di lavoro e l'avevamo già scoperto. Eccola qua. Good evening, Però Nurse non Hawkins. capisco cosa Good evening, c'entra Dr. Reed. con un uomo strano che visita l'infermiera. What can you tell me about the strange man Ma lei era sitting in one insieme of a un the altro nurses' chairs? dell'ospedale. Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Ma nulla di. La sua relazione con Milton Hooks. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't Questo be qua allowed to l'avevamo già work as a nurse visto. anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey,
I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. What can you tell me about? Let me get. Niente, qua non possiamo fare nulla, raga. Parla con l'infermiera Dorothy Crane. Dorothy Crane. È la Madonna. Ma è lontanissima questa Dorothy. Dove cacchio è? È lontana proprio dall'ospedale. Che cacchio sta facendo qua? Trova Dorothy. Premi per attivare i tuoi sensi. Se un cittadino sta comportando in maniera sospetta, il tuo cuore emetterà un bagliore particolare. Guardandolo sbloccherai l'interazione speciale. Cerca Dorothy Crane. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Cosa sta succedendo, ragazzi? Tra l'altro lui va nelle fogne, noi avevamo una missione da fare nelle fogne. Quel tizio lì... Ah, ora questo qua è aperto. Quel tizio lì cercava suo fratello nelle fogne. Ok, entriamo qua dentro, va bene. Fogne, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, raga. Siamo nelle fogne. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Quindi qui, raga, nelle fogne possiamo cercare sia il fratello di lui, che però non me l'ha sbloccato come indagine. Che non è qui. Vabbè, insomma. Ma qua c'è da capire di che livello di difficoltà stiamo parlando. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Questo lo possiamo aprire? Ok. Livello 6. Va bene. Facciamo così. Prendiamone un po' di sangue. Beh, diciamo che rispetto a... Oh! Rispetto alle missioni che abbiamo fatto... precedentemente, bastone spinato comune. Però questa è un'arma a due mani, questo è il problema, non posso utilizzare il paletto per stunnare. Qua abbiamo un tipo che si lamenta, eh? Dice non voglio morire qua. Aiuto, aiuto, aiuto. Le tracce di sangue indicano qua. Io sono convinto che il tizio, quello che sta urlando, oh madonna. E il tizio che stavo urlando è quello che... Ah.
abbastanza facile questo, eh. Oh, non cantiamo vittoria troppo presto. Ok, questa qua è una via chiusa. Il tizio che sta urlando è il fratello, quello che è andato nelle fogne. Quindi per quello non mi dava missione secondaria disponibile. Non lo faceva perché lo becchiamo in una quest principale, quindi molto probabilmente lo incontreremo qua. Si prosegue da questa parte. Vabbè, livello 4. Ok, si prosegue di qua. Va bene. Torniamo un attimino indietro. Andiamo. Perché le voci provenivano da qua. E secondo me è qui che troveremo lui. Cittadino da salvare. Attenzione, il cittadino è a rischio e potrebbe non sopravvivere la prossima notte. Vai a vedere come sta. Mamma mia, non riesco a pronunciare. Claustrofobia. E niente, ho sbagliato, sono uscito dalle fogne. Rientriamo, c'erano due ingressi, avete visto? C'è quella a sinistra che avevamo preso e questo qua sulla destra. Ok. Vabbè, recuperiamo tutto. Ah, questo qua è l'altro ingresso. No, allora quello di là è un altro ingresso ancora. Ok, niente. Allora io sono arrivato da qua. Andiamo a salvarlo. Di che livello sono? Livello 8. Beh, possiamo anche utilizzare. Ok. Poi questo lo stunniamo. Aia. E ci recuperiamo un po' di salute. Aia, bastardo. Sei un bel pezzo di merda, eh. Via. E lui è quello che ha bisogno di aiuto, mi sa, eh? Parliamoci. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Oswald. Please, sì, I need lui. To get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, yes I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Ok, qualità del sangue, niente, check up medico non è possibile farlo. Mal di testa, però al momento secondo me... Hai salvato un cittadino, tornerà nel quartiere la notte seguente. A posto. Va bene. Ma non c'è più nulla da raccogliere. Ok, direi che possiamo ritornare sulla nostra strada principale. Ma a me sembra che sto cassonetto si può aprire. Infatti vedevo qualcosa che luccicava, ma non riuscivo a capire se era la fiaccola o altro. Allora, ritorniamo indietro e andiamo da questa parte. Bando del drago. Praticamente il bando del drago sono i vampiri che vengono banditi. Non so lui come faceva ad avere sta roba. Qua è anche abbastanza semplice perché ci sono anche topolini da mangiare per recuperare la... Mangiamoci un topolino che... Non ne avevamo bisogno, vabbè. E qui ritorniamo. Bestia delle fogne.
What sort of creature is this? Sprecato il colpo. Aia. Sessanta. Non è tanto. Ma ci accontentiamo. Tra l'altro succhiare il sangue è ottimo anche per recuperare la stamina, raga. Perché se io faccio una roba di questo tipo e poi boom attacco, comunque sia, quello che non devo fare è trovarmi in questa situazione. Ok, ora posso anche attaccare. Aia. Ecco. Ora sì che muoio. Aia, 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 aia. Recuperiamo un po' di salute. Porca puttana. Raga, c'ho la stamina che è ai minimi storici. Comunque più o meno penso di aver capito. Come attacca? Fa due attacchi consecutivi. Questo qua gli ha fatto male, però. Questo. Ah, mi ha schivato l'attacco. Vai, dai un altro colpetto. Vedete, mentre gli succhiamo il sangue, lui è bloccato e noi, aia, abbiamo tutta la stamina. È abbastanza fattibile. Dai che... Ah, non posso fare l'attacco. Volevo provare con... Ole. Not a lot to check, but I should anyway. Era tipo un lupo mannaro. Se sei malato, se non hai denaro, ovunque tu sia, da ovunque tu provenga, vieni a trovare Dorotea per ricevere aiuto. Niente raggiri, niente spese, non facciamo domande. Dovete solo trovare la casa di Darius Petrescu e mostrare questo coupon. Ma sono licantropi. Patto a Whitechapel. Ho perso le tracce dell'infermiera Dorothy Crane dopo che il suo incontro con qualche losco membro di una gang. Ok. Questa Dorothea e Dorothy Crane sono la stessa persona. Beh, io l'avevo già dato per scontato. Ed è l'autrice della lettera.
Ok, dobbiamo andare a visitare la casa dell'infermiera, raga, a questo What is punto. Nurse Crane up to? I really must find her. Devo trovarla. Ok, da qua possiamo anche andarcene, direi. Allora, la casa dell'infermiera si trova qui, anche se noi qua al porto in realtà avremmo parecchio. Oh, è questo? Mettiamogli un po' di sangue, va. Facciamo un po' di scorta. Dovremmo trovare i due fratelli. Però mi ha detto che poi la prossima notte. Quindi, vabbè, niente, in realtà niente. Allora, che farei io? Che farei io? Io andrei. Vabbè. Questo qua potremmo anche farla, sinceramente. E al porto magari ci andiamo alla prossima partita, perché al porto c'è un botto di missioni. E quindi insomma. Andiamo a dare un'occhiata. No, non volevo fare questa cosa, volevo solamente aprire il cestino. Belle anche queste case aperte, cioè insomma ti sembra proprio di essere, nel senso, a volte magari se mettono un disegnino sulla finestra, no? Invece queste case anche se non... Si fa una porta. Questa casa? Vuota? Ma dovrei aver anche già aperto il... Dovrei averla già anche depredata per la verità, però. Allora, qua c'è il mio nascondiglio. Niente, dobbiamo andare di qui, raga. Questi qua sono tutti morti. Cioè, non c'è niente da fare in realtà. Ecco, i comandi a volte, perché vedete, io adesso volevo aprire il cestino, ma mi ha teletrasportato. Nulla di grave, eh. Anche un'altra cosa che ho notato è che nel fight i comandi non sono intuitivi. Cioè, a volte tu premi e non c'è non so, nel momento in cui premi, insomma, non è proprio sincronizzato, non so come spiegare. Oh, un topino. Allora, non so bene sinceramente dove, fino a dove andare. Qua ho ucciso un po' di gente. Eccoli, livello 10. Sorry, sir. No admittance. Don't come any closer. Aia. Allora, eliminiamo almeno lui, che va benissimo. Aia. Buona. Poi... Iniziamo a... Ok, vedete quando una volta che lo stordisci poi? Una volta che... Ah, merda, sono senza stamina. Merda. Vai. Madonna. Vai. Porca vacca. Quando gli fai niente. Ah, ma quando uso l'attacco, raga, recupero.
Recupero la barra della salute. Questa è una cosa che non avevo mica capito. Questa è una roba che non ho... Cioè, proviamo? No, non è vero. Però la salute massima la recupero. Di questo sono certo. Wow. Succhia un po'. Livello 12, si vede che aia. Vai. Io non faccio niente, porca puttana. Ole. Quando uso l'attacco dell'artiglio, un po' di salute massima, comunque la recupero. Non mi fa recuperare la salute. Quello no. Bestia grande, livello 12. Sti Kaiser. Forse è il momento di... è meglio lasciare... Oh, merda, sta arrivando. Vai. Ora proviamo a usare l'artiglio, vediamo se effettivamente... Eh sì, recupero... Via, via, via. Qui bisogna stare attenti. Nel momento. Allora, un pochino. Buona. Anche la bestia grande sistemata. I cannot enter. Non si può aprire da questo lato. Niente da fare. Allora, direi che possiamo proseguire. Dove dobbiamo andare dentro quel cancello lì? Dovrei dare giusto un'occhiata qua in alto. Giusto per vedere. Chiusa chiave. Dead inside. Niente. Beh, niente, proseguiamo da questa parte. Ma abbiamo beccato gente di livello 10. Quindi. Attenzione perché. La cosa potrebbe diventare. This neighborhood is linked somehow to the kind. Un nuovo nascondiglio è disponibile nel quartiere. Lady Ashway's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Sento gente chiacchierare, ma non capisco. Fuck you all. Fuck it all. Stop it now, Albert. Stop it. Oh. Bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you.
I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Domande personali. Albert Palmer, l'uomo che stavi cercando è morto. Forse i documenti che ho trovato, raga. Un attimo. La sua vita a Londra. Ha rubato la medicina a quell'uomo? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Forse ti è solo scambiato per qualcun altro. Quello che hai fatto è imperdonabile. Hai scelto un bersaglio facile, giusto? Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Ok. Cercando l'infermiera Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Domande personali, niente. L'uomo che stai cercando è morto. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Questa non è libertà. Free. You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Indagine riuscita. Allora, la sua vita a Londra, domande personali, qua abbiamo fatto tutto. C'è il capo medico. Feeling tired these days. Vediamo un attimo. Qualità del sangue. Stanchezza. Dai la medicina. Diamogli la medicina. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Ok. E questo qui era una missione che io per sbaglio nella partita precedente, se non erro, avevo trovato praticamente, avevo ucciso quel licantropo e l'avevo trovata praticamente allora qua c'è l'ospedale, era tipo in uno di questi vicoli e portava questa lettera di reclutamento per questa banda criminale. Proviamo a parlare anche con lui. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. La sua vita a Londra, mi parli di questo posto. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Non ha una famiglia, intende dire che aveva una vita migliore? You don't have non ha una famiglia. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Vabbè, nulla di che. Può parlarmi dei suoi problemi. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Ah, quello è suo figlio. Si chiamava Palmer anche lui, mi è sfuggita sta cosa. Sto cercando l'infermiera. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Interessante.
Perché ha sparato il ragazzo? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Questi sono dei metodi barbari. Non dovrebbe vergognarsi. Deve riprendersi. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. No, raga, indizio non riuscito. Questo l'ho perduto, questo indizio. Vabbè, fa niente, c'è capo well, medico. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Farmaco. Serve il farmaco per l'emicrania, per curarlo. Ma qui quelle risposte lì, cioè, è un po' un turn al lotto, nel senso non è che ti dà delle possibilità vere, cioè nel senso tu ci provi, o meglio, così mi è sembrato di capire, eh. Allora, questa qua, la recluta, la missione l'ho fatta. Ok, vediamo la mappa. Ok, porta giù da quella parte. Qua sembra, raga, molto dove ero io all'inizio del gioco. Però in realtà non è così, perché io ero a sud e ci troviamo a nord. Questa? Chi è questa? Good evening, miss. Good evening. Oh, gnocco. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Ok, domande personali. Cercando l'infermiera Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Deve essere una specie di truffa, vabbè, ma lei non vale, la sua concorrente. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Cosa ne pensi della gente del posto? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Cadogan Bates, lo terrò a mente. Potremmo provare a succhiarcelo, visto che è un cattivone. Facciamo affare. Pillole, fela di vetro, buff. Ma io per il momento evitiamo di spendere soldi, raga. Questo? Ah, questo qua è Palmer. Ok, di qua. E vabbè, raga, niente, io andrei avanti con la prossima partita. Spero che, insomma, il video vi sia piaciuto. Se vi volete supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione, fa sempre strapiacere. Ci vediamo alla prossima. Bello.